una drastica riduzione delle temperature ha anche verificato degli anomali, possiamo definire eventi nevosi. Eventi nevosi che non solo hanno suscitato una certa bellezza dal punto di vista paesaggistico, perché vi posso garantire che era veramente suggestivo vedere nel nostro territorio queste vigne, i vecchi alberelli innevati, ma sicuramente ha avuto anche una valenza di tipo agronomica, ovvero l'abbassamento della temperatura, appunto la presenza di eventi nevosi, ha creato una sorta di devitalizzazione degli inoculi. In altre parole, la neve ha avuto un'azione sanitizzante delle forme svernanti dei principali patogeni. Basti pensare all'azione che ha avuto la neve sulla corteccia, sul ritidoma delle vigne, andando a devitalizzare le forme di inoculo come i cleistoteci, oppure tutte le forme quiescenti che passano appunto l'inverno presenti nella lettiera. E ciò è stato fondamentale, in quanto una riduzione delle fonti di inoculo iniziale automaticamente provocherà una gravità di malattia molto più bassa. E così infatti è stato. E in effetti poi l'inverno la fine dell'inverno ha dato avvio ad una primavera, che inizialmente anche la primavera ha avuto delle temperature piuttosto basse, e ciò ha determinato anche un leggero ritardo nel germogliamento della vite, in particolar modo nel primitivo. Ritardo che poi al completamento della primavera è stato ampiamente recuperato e anche superato. Infatti poi alla fine della vendemmia abbiamo avuto, come un po' in tutto il sud Italia, un leggero anticipo, proprio perché abbiamo avuto un incremento esponenziale di circa 5 gradi al mese, quindi abbiamo avuto delle temperature medie nel mese di aprile di 15 gradi, 20 gradi poi a maggio, 25 in giugno, 30 a luglio e 35 con punte anche di 38-40 gradi anche in agosto. E quindi questo incremento esponenziale non solo ha determinato un anticipo, ma anche ha determinato un incremento della canopy, quindi della biomassa fogliare, che è stato di fondamentale importanza, perché basti pensare che le foglie sono organo source, cioè fonte di nutrimento per il sink, cioè per il magazzino che poi è il grappolo. E ciò poi andrà ad evolvere tutto quei fotosintetati immagazzinati nel grappolo, poi andranno ad evolvere durante la vinificazione e daranno appunto i vini con le caratteristiche che hanno. Inoltre possiamo dire che abbiamo avuto delle piogge veramente scarse. Si sono verificate solo 3 piogge nel mese di maggio-giugno, nel periodo maggio-giugno, di cui delle 3 solo una è stata una pioggia infettante, e questa pioggia infettante ha generato un'infezione di facile controllo, proprio perché le temperature sono state e tutti i microclimi sono stati sfavorevoli all'insorgenza di malattie, proprio perché abbiamo avuto un tasso di umidità molto basso, sfavorevole quindi poi all'insorgenza di criptogame e di tutti i tipi di marciumi tipici della vite. E ciò è un dato molto importante, perché abbiamo riscontrato quest'anno una riduzione di circa l'85% dei trattamenti fitosanitari, proprio perché abbiamo avuto dei climi sfavorevoli ai patogeni e conseguentemente, razionalmente, noi e tutti i nostri soci viticoltori, che sono seguiti da un continuo feedback, da una continua assistenza tecnica da tutto il team, hanno drasticamente ridotto i trattamenti fitosanitari, proprio perché non ce n'era il bisogno. Inoltre abbiamo avuto, come ben sapete, il Salento è anche una terra ricca di vento, no? Quindi la ventosità nella nostra area è particolarmente elevata, e questa ha una funzione anche di salubrità, di mantenimento di salubrità dell'aria, e quindi ancora meno la difficoltà nella gestione della biomassa fogliare. Sicuramente abbiamo avuto, come introdotto all'inizio, delle criticità non da sottovalutare. Fondamentalmente sono state due. Sono state questo incremento così esponenziale delle temperature, quindi fondamentalmente, in altre parole, sicuramente un'annata molto calda. E poi la seconda criticità è stata appunto lo stress idrico, due criticità tra loro correlate. Però anche qui la tecnica agronomica sicuramente è stata fondamentale, così anche l'assistenza ai nostri soci ha fatto sì di mettere in atto delle tecniche di agronomia pura, quali appunto per contrastare questo incremento delle temperature abbiamo, oltre
ad avere il vento che sicuramente ci ha aiutato, perché spesso sono spirati venti di maestrale di tramontana che hanno avuto un'azione climatizzante e raffrescante dei microclimi. Abbiamo avuto anche la possibilità di utilizzare dei trattamenti biologici con alghe, con preparati a base di alghe, ma anche a base di inerti, come ad esempio la zeolite, alcuni silicati, carbonati, la stessa calce, che applicata sulla biomassa fogliare, quindi sulle foglie, hanno un'azione riflettente e di conseguenza la radiazione luminosa che porta calore, incontrando la foglia imbrattata di questi composti biologici, di silicati, di carbonati, di calce, di zeoliti, questa patina leggermente biancastra aveva un'azione riflettente la radiazione, di conseguenza la temperatura assorbita e percepita a livello della foglia è sensibilmente più bassa. Infatti scientificamente abbiamo, attraverso dei sensori, abbiamo monitorato anche questo andamento e abbiamo riscontrato che l'applicazione di questi trattamenti ci ha permesso di smaltire la temperatura di 2 gradi, e spesso 2 gradi sono veramente fondamentali, poiché quei 2 gradi ti possono far bloccare il processo di maturazione e quindi poi andare a vanificare tutti gli sforzi di un anno. L'altra criticità è stata poi affrontata sempre questa il fatto appunto delle alte temperature, non defogliando la vite. Generalmente la vite è una coltura che ad un certo periodo si va a defogliare, proprio perché per evitare l'insorgenza appunto di regimi umidi, quindi si tolgono le foglie in prossimità del grappolo per far arieggiare, no? E per evitare l'insorgenza delle muffe correlate ai climi umidi. Però quest'anno non ce n'è stato bisogno e non le abbiamo volutamente tolte, proprio perché la foglia aveva anche un'azione ombreggiante del grappolo e ciò ha permesso un'ulteriore riduzione della temperatura. L'altra criticità è stata appunto il controllo dello stress idrico, quindi abbiamo, in alcuni casi dove è stato possibile, abbiamo installato dei sensori dove abbiamo monitorato quello che era la water use efficiency, cioè l'utilizzo efficiente dell'acqua, e questo ci ha permesso di monitorare l'andamento del regime idrico nel suolo e conseguentemente, dove è stato possibile, abbiamo irrigato con irrigazione di soccorso, cercando di razionalizzare l'input acqua. Mentre in altre zone, ma anche nelle zone in cui è stato possibile irrigare, abbiamo applicato i principi di aridocoltura. I principi di aridocoltura sono quelli appunto di lavorare ripetutamente il suolo al fine appunto di rompere quel sottile strato di crosta di circa 1 centimetro o 2 centimetri di terra e quindi rompere il processo di evapotraspirazione capillare che si verifica nel suolo. È lo stesso principio: se prendiamo un fazzolettino di carta, lo mettiamo nel bicchiere, vediamo che per capillarità l'acqua risale lungo il fazzolettino. Tagliando il fazzolettino evitiamo la perdita di acqua e quell'acqua rimane nel terreno a servizio delle nostre radici. Inoltre poi abbiamo notato, poiché abbiamo un'elevata quantità di alberelli nella zona dei nostri soci competitori, l'alberello poi ha la peculiarità di essere comunque una vigna comunque antica, no? di età. Di conseguenza l'apparato radicale è molto profondo e ciò ha avuto un'azione sicuramente positiva nel risentire meno l'effetto delle alte temperature a livello del suolo. Quindi una serie di tecniche agronomiche che abbiamo consigliato volutamente, abbiamo assistito i nostri soci conferitori che volutamente hanno seguito i nostri consigli e abbiamo riscontrato poi alla fine dei risultati soddisfacenti. E, sicuramente possiamo dire poi un'altra fase molto importante per seguire il filo logico, no? del periodo. Siamo partiti dall'inverno, passando per la primavera, arrivando in estate, è stato sicuramente una fase importantissima del nostro lavoro, che è la decisione dell'apertura del periodo vendemmiale. Cioè, una volta fatto tutti questi sacrifici, quando raccogliere, no? il risultato dei sacrifici fatti. Ciò è stato fatto grazie a un attento controllo, monitoraggio, mappature di tutte le zone oggetto appunto di conferimento dei nostri soci e di tutto l'areale di pertinenza, tutto il bacino di pertinenza dove sono presenti tutti i nostri terreni. Sono state campionate le uve, poi insieme a tutta l'equipe del laboratorio, l'enologo, il dottor Ragusa, la dottoressa responsabile Bellanova della produzione, abbiamo analizzato di tutti i campioni tutti i parametri analitici fondamentali, quali grado zuccherino, pH e acidità totale, e creando delle curve di maturazione cumulative
abbiamo monitorato lo stato di maturazione dell'uva nelle nostre zone, cercando poi di dare una priorità nelle zone più anticipate in prossimità del mare, poiché il nostro bacino di conferimento parte proprio dal mare vicino allo Ionio, quindi sulle coste dello Ionio, fino a spostarci nell'entroterra e quindi in tutta la zona di San Marzano, dando priorità agli alberelli che hanno una produzione più bassa e una produzione più anticipata, fino poi ad arrivare nell'entroterra con le spalliere. Ovviamente iniziando prima nella prima decade di agosto con i bianchi, quindi nei primi 10 giorni di agosto abbiamo iniziato a vendemmiare i bianchi, partendo prima con la vendemmia in cassetta e poi con le altre vendemmie. Spiegaci però un po' la curva di maturazione, che è molto bella, perché si monitorizzano le uve, quindi si analizza, poi è arrivata la fase della maturazione, anziché continuare ad andare avanti, tende a scendere la curva. Nel momento in cui praticamente questo è l'andamento dell'acidità, no? L'acidità è massima poiché i fotosintetati sono massimi nella bacca e quindi la bacca poco matura, quindi acida. Di conseguenza le acidità sono massime, poi generalmente ad un certo punto, monitorandole, c'è il crollo dell'acidità. Nel momento in cui c'è il crollo dell'acidità, soprattutto per i bianchi, è opportuno, è lì il momento per intervenire e quindi per cercare poi, anche perché lo scopo di avere appunto lo scopo dei bianchi è quello proprio di avere un vino bianco acidulo, beverino, giovane, quindi non destinato a lunghi processi di affinamento. Mentre per i rossi la parte appunto più oltre che l'acidità, che comunque è un parametro importante poiché è correlato, no? Perché al diminuire dall'acidità poi aumenta la gradazione, viene tenuto in conto oltre che l'acidità anche il pH e il grado zuccherino. Quindi quando nel momento in cui avevamo dei gradi zuccherini per i rossi soddisfacenti, iniziavamo la vendemmia. Ciò ci ha permesso sicuramente un attento controllo del territorio, una continua assistenza tecnica e feedback con i nostri soci, ci ha permesso sicuramente di, possiamo dirlo anche perché in questi giorni si sta per concludere praticamente la vendemmia, il periodo vendemmiale, ci ha permesso di entrare delle uve dal punto di vista fitopatologico perfette, eccellenti, sanissime, poiché le condizioni ambientali sono state praticamente sfavorevoli ai patogeni e quindi favorevoli alla qualità fitopatologica dell'uva. Quindi non sono stati bravi gli agronomi, esatto. È stata la natura brava. La natura ha sempre la priorità, poi sta l'agronomo interpretare la natura. E poi... Questo è uno stimolo per fare sempre meglio, no? E poi, oltre ad avere delle gradazioni medie zuccherine praticamente eccellenti, correlate a uno stato fitosanitario eccellente, abbiamo avuto, posso dirlo alla fine dei giochi, delle componenti aromatiche e cromatiche soprattutto, veramente da far paura. E quindi possiamo sicuramente, con queste criticità che così raccontate possono essere, no? Però in realtà sono state oggetto di studio, di analisi, di presenza sul campo, di presenza di assistenza ai nostri soci. Affrontate queste criticità, sicuramente abbiamo raccolto un ottimo prodotto, eccellente dal punto di vista qualitativo, abbiamo subito una flessione sicuramente negativa del 30%, dal 25 al 30% della produttività, ma voglio dire, questo è ampiamente giustificato da un livello qualitativo, ampiamente giustificato ancora di nuovo e sicuramente concludo, diciamo, questa breve e spero per voi interessante panoramica sulla overview, sull'andamento stagionale, e essendo certo che siamo andati nella direzione giusta, sicuramente è bello far parte di un gruppo che a 365 gradi a partire appunto dalla produzione, passando per la logistica, l'amministrazione, il commerciale, fino alla parte sicuramente importante come quella della comunicazione, sicuramente ciò è lustro e oggetto di orgoglio lavorare appunto per una squadra che a 365 gradi si impegna sempre per creare eccellenza e, come dice sempre il mio direttore, bellezza. Sono quei 5 gradi in più, però. Com'è? Quei 5 gradi in più che sono curiosi. Generosi, la Puglia è tutto più. E quindi diciamo che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di quello che è stato fatto e dell'andamento stagionale, insomma. Complimenti. Grazie. Lavoro.
resto pienamente disponibile per eventuali delucidazioni.